accanto c'è un dispiacere, che è quello purtroppo che può essere verificato in partita, cioè il fatto che ci stiamo allenando un po' male per troppi problemi fisici. È chiaro che al di là che Milano ha una panchina lunghissima, quindi le seconde linee forse sono meglio delle prime, però noi nell'arco dei 40 minuti facciamo troppa fatica. Non duriamo 40 minuti, abbiamo troppi giocatori che hanno problematiche fisiche, che sono partite con le buone intenzioni, però gli manca un fondo di allenamento abbastanza importante. Questo è stato rispecchiato su Akindele, un po' su Yunusas, un po' su chi ha fatto troppa fatica in allenamento durante le ultime 2-3 settimane, e credo che questo si sia visto in campo. Questa è la cosa che più mi dispiace, perché credo che noi abbiamo approcciato benissimo la partita, abbiamo fatto i primi 20 minuti una pallacanestro di altissimo livello, siamo stati molto bravi nell'attaccare Borussia nel pick and roll, nell'anticipare i movimenti di taglio quando giocava Chiotti, nel giocare qualche post basso contro Green, nel scegliere dei tiri in uscita dei blocchi quando loro si alzavano un po' troppo. Noi siamo stati bravi e abbiamo fatto purtroppo troppi errori nei tiri liberi, perché a intervallo lasciarne lì 4 contro loro 5, contro loro 14 su 14, nostro 9-14, sono 5 liberi, 5 punti regalati. Solitamente noi siamo una squadra con percentuali abbastanza alte. E poi sono arrivati gli ultimi 20 minuti. E sinceramente mi sembra che sia stato un progressivo calo di energie fisiche, mentali e nervose, che ci hanno portato a perdere troppi palloni, ci hanno portato soprattutto a fare quello che è l'unica cosa che ho recriminato a fine partita ai ragazzi, che in quelle condizioni, quando subentra più stanchezza, più difficoltà, bisogna fare un passaggio in più e bisogna cercarsi ancora di più. Invece abbiamo forzato qualche situazione, non siamo stati bravi a fare palla dentro, palla fuori, ma palla dentro volevamo cercare un tiro. A 3-4 minuti dalla fine ci siamo fatti prendere l'agitazione di voler recuperare tutto e subito, quando invece c'è quel tempo per prendere punto su punto. Però la fotografia è abbastanza chiara, perché stiamo bene, tutto funziona. Secondo me abbiamo giocato 20 minuti di veramente di livello altissimo. Tatticamente siamo stati molto bravi in attacco, ma siamo stati molto bravi anche in difesa, alternare una zona allungata che poi diventava più corta, a cercare di non entrare mai in rotazione con 4 su tutti i pick and roll, a cercare di togliere il post up. Però già al secondo quarto, in maniera abbastanza strana, non abbiamo fatto neanche un fallo nel primo quarto e abbiamo speso 5 dopo 3 minuti nel secondo. Questo non ci ha permesso tanto di continuare ad avere quel nostro ritmo forsennato, e quindi abbiamo giocato troppi minuti con un bonus sulle spalle, dove ogni fallo che si faceva erano tiri liberi. Loro sono stati bravi ad entrare a meno 3. Quello è stato il punteggio più fasullo di tutto quanto, perché in quel momento noi ci meritavamo almeno 7-8 punti di vantaggio minimo, se non addirittura 10-12. Qualcuno è stata colpa nostra, soprattutto sui tiri liberi. Qualcuno è stata colpa nostra perché, pur avendo preso buoni tiri, non sono andati a canestro. E qualcuno abbiamo pagato troppo questo bonus molto affrettato del secondo quarto.